Ancora un confronto sulla carta difficile nel contempo stimolante. Sabato prossimo alle ore 15 la sfida di Cittadella. Pillon deve rimpiazzare lo squalificato Marras. Nella seduta di ieri è stato provato prima Sottil, poi Melegoni. Il classe 99 in prestito dalla Fiorentina sembra essere il favorito alla sostituzione dell'ex Trapani. Rientrerà Cristiano Del Grosso, Gravillon in coppia con Scognamiglio. Oggi si decide per Ugo Campagnaro, che ha accusato un'infiammazione tendinea al flessore della coscia, ma a prescindere dall'impiego meno del difensore argentino, il sistema di gioco non cambierà, sempre 4-3-1-2, out Brugman, Balzano e Canutè. Cittadella privo degli squalificati Frare e Settembrini, rispettivamente difensore centrale e mezzala. Giocheranno Drudi e Proia, K.O. Ghiringhelli, al suo posto Cancellotti, Scappini e Panico, ex Teramo, verso il rientro. Pasa in dubbio, 4-3-1-2, Schenetti alle spalle di Moncini e Finotto, che lo scorso 27 ottobre inflisse il primo stop in campionato alla squadra di Pillon. I veneti vantano la migliore difesa del torneo con 23 gol al pari del Palermo, 28 le reti realizzate, non tantissime, di cui però 23 al tombolato. Così l'attaccante del Pescara, Gaetano Monachello. Cittadella è una squadra ostica perché hanno quella serenità mentale, perché lottano per obiettivi diversi dai nostri magari, quindi sono sempre sereni. Per me è una grande squadra, collaudata, gioca insieme da tanti anni. Però secondo me possiamo farci sentire perché vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata. Senti, tocchiamo ferro, ma comunque tu hai già segnato con la maglia dell'Ascoli un gol al Cittadella. Sì. Facciamo bis? Magari, ma come ho detto prima sono sincero, se non dovessi segnare vinciamo e faccio, diciamo, una buona partita come la scorsa, io sono contento, perché alla fine, come ha detto anche il presidente, è quello che conta, giocare per la squadra.